Sa? Hai visto la tua letterina? Sa? Ma sai dire qualcos'altro oltre a sé? Ovviamente sa. Puoi passare il microfono a qualcun altro che dirà qualcosa di interessante? Sa? Sa? Tony non può dire tanto, non può fare commenti, quindi al posto del no comment si esprimerà con un... Sa. Per l'impegno preso, prima di partire ti avevamo chiesto una cosa, no? E niente, come diceva mia nonna, per vedere se la gallina sta per fare l'uovo o meno, attendava, come si dice in gergo? Attendava la gallina per vedere se era dotata di... Cioè, come si fa tecnicamente? E come spiegare? Se viene glielo mostro, le faccio una prova pratica. No, guardi, non è sgradevole alla fine, basta abituarsi. Ma sono impegnato. Ma io non sono geloso. Faccia finta che quella ragazza... È una pratica medica. Vicino a lei è una gallina. Sa? Gesù, che gente. Ti avevamo suggerito pure per migliorare le tue performance la cosiddetta mano a cucchiaio. Ma questa mano a cucchiaio ha funzionato o non ha funzionato? Ha funzionato fino a un certo punto. E quindi? Sa. Vabbè, vabbè. Si vede chi viene prima di solito. È facile, se viene prima allora c'è sta l'uovo. Se non viene prima c'è un problema che l'uovo non c'è. E si vede proprio con una tecnica... Venga, venga, le mostro. Guardi, dura poco. Gesù, che gente. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Questo dipende l'uovo, uno dove... Dipende da molti fattori. Sa? Ecco, sì, anche. Vuole far esprimere anche la signora? Magari suggeriamo qualcosa. Prego, suggerisca. Io sono... Come si vede, lo sai? Non lo so, io non lo vedo perché sono vegana, quindi lascio... Gesù, che gente. Come dicevano gli inglesi, I love you. Classico linguaggio da rockstar. Si rifiuta, la signorina si rifiuta, passa? Passa? Dire che sono una fan. Posso rispondere alla domanda e rispondo io. E siamo tutti fan di Tony. Sa? Come si fa a non esserlo? Sa? Sei maschio o sei femmina? Chi? No, la... Domanda è per Gabriella. Sa? Gesù, che gente. Un urologo. Ci voleva l'intervento dell'urologo. Non tema, io mi occupo soltanto no, di... Ma lei aveva, nella gestualità lei... Mi teme, ma non... No, ma nella gestualità lei aveva sia il cucchiaio che anche la fase esplorativa. Almeno un lembo, diciamo così, della medesima. Un lembo dell'obo, si parlava prostaticamente, ci voleva l'intervento di due punti. Io penso che la signorina vegana potesse darci un'alternativa. Ma vegana di che paese vegana. È? Scusate. È molto su. Sa? Lei? No. Dia il contributo anche lei. No. È una tirchia, non c'è genovese. Dia un contributo. No, niente da dire. Vedere l'uovo nella gallina? No. Non lo sai? No. Sapete come si fa? Allora, prima... Gesù, che gente. Diamo dall'imbarazzo alla sociologa con la sua risata isterica, implosiva, convulsiva. Dopo faccia minaccia, siamo arrivati anche alle minacce. L'ora è tardi, sono le 3:21 del mattino e quindi i signori qua sconnettono anche perché ci siamo fatti un 5 litri di acqua minerale con una 3/4 di bottiglia di anice. Sa? E per dissetarci. E quindi i signori, c'è chi dice solo se. Sa? E chi dice solo no, chi vuole... vuole fare la vegana a quest'ora. Gesù, che gente, tutta una serie di situazioni. È vegana. Però a quest'ora vuole fare a quest'ora che già cenato e quindi non è il caso, ma con l'acqua minerale eccetera. E niente, abbiamo accolto Tony, ma siamo tutti quanti stanchissimi e quindi ci andiamo a dormire e l'ultima parola aspetta a Tony. La migliore delle conclusioni è sempre lei. E viva la pucchiacca!